Tutti conoscono il dirigibile Goodyear, un'icona mondiale nella storia dell'aviazione. Dal 1917, infatti, sorvola i cieli di tutto il mondo. Goodyear rappresenta la storia del motorsport e alla Le Mans dei 100 anni non poteva di certo mancare. In occasione di questa gara straordinaria, compie il suo 125esimo anniversario. Mastodontico con i suoi 75 metri di lunghezza per 20 di larghezza e 17,4 di altezza, può arrivare ad un'altitudine di volo di 3.000 metri. La velocità massima? 125 km/h, un'autonomia dalle 24 alle 40 ore, questo perché il blimp consuma pochissimo. Ha 1.000 litri di serbatoio contenente aviation gasoline e consuma 40 kWh di carburante. Ma come fa a volare? Prendiamo come esempio un palloncino pieno d'aria è soggetto a due forze opposte, cioè alla forza peso che è diretta verso il basso e alla spinta aerostatica che invece è diretta verso l'alto. Se il palloncino viene riempito con un gas più leggero dell'aria, come l'elio, guarda caso, la sua forza peso diventa inferiore alla spinta, per cui galleggerà nell'aria fino ad una certa altezza, perché più si va in alto e più l'aria diventerà rifatta, fino a raggiungere il punto in cui il peso dell'aria spostata sarà uguale al peso del palloncino. Il blimp è composto da busta, gondola ed ali. La busta ha un volume di 8.425 metri cubi ed è riempita con l'elio e il carburante. La gondola può ospitare fino a 14 passeggeri. Il blimp ha tre motori, ognuno indipendente. Sono dei 4 cilindri boxer da 200 cavalli. Sono posizionati uno per lato della busta ed uno in coda e possono essere direzionati per creare portanza o per direzionare il veicolo. L'esperienza di volo è incredibile e sembra di volare in un modo del tutto naturale, il tutto potendo tranquillamente aprire finestrini. A disposizione di chi viaggia c'è uno spazio ampio con una visuale sul panorama praticamente a 360 gradi e nessun filtro con la cabina di comando. Il blimp operante in Europa è uno Zeppelin NT a marchio Goodyear. Il costo? 16 milioni di euro. Magari se avete voglia di farvi notare da tutti potreste farci un pensierino.